Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, con voi di nuovo Slavi Gering, il nostro video profumatissimo. Oggi abbiamo l'ospite, Ciao a Alex, tutti. lo avete già visto in un video del test a cieco, sempre parlando dei profumi, di testare i profumi in modo particolare, sempre alla base di ciò che sentiamo di extrasensoriale, parapsicologico, trovando dentro nei profumi delle capacità. E visto che stiamo parlando di maschio, anche i profumi saranno piuttosto maschili o unisex, perché ci guardano non soltanto le donne, ma anche gli uomini, che hanno bisogno anche loro di divertirsi un attimo e capire che profumi portano delle capacità. Le regole, per chi non ha visto le puntate precedenti con Alex e con Cristina, sono queste. Primo, Alex chiuderà gli occhi e non vedrà il profumo che io vi farò vedere. Poi dopo userò il blotter dove metterò il profumo e darò ad Alex. Io non ti bendo oggi, ma avrai gli occhi chiusi comunque, ok? Che Ok. così non vedrai che flacone è. Lui accenderà dentro di sé tutte le percezioni, visioni, associazioni. E vediamo, perché sapete che su questo canale io racconto spesso l'associazione dei profumi e le capacità particolari. E così vediamo cosa sentirà Alex. Hai fatto anche tu il tuo percorso lungo, lungo in quanto è possibile, dato la tua età, nella parapsicologia, e adesso vediamo ciò che hai imparato. Un altro Ok. test? Un altro test, Ehi. sei da insegnante. Bene, Alex, chiudi gli occhi e io vi faccio mostrare il nostro primo test, primo profumo. Faccio vedere a voi. Ok, mano. Ok, tutto tuo. Grazie. E come l'altra volta, devo dire più o meno anche fascia di prezzo, come l'ho Sì, sentito. sarebbe interessante se piuttosto sente il profumo di mass market, il profumo di segmento lusso oppure la nicchia. E quanto magari potrebbe costare, anche se non ho scritto oggi quanto costa, però all'incirca possiamo capire. Magari capirà anche di chi, di quale brand. Questo l'ho già sentito. Ok. Mi sembra abbastanza di nicchia, soprattutto per quello che si sente dopo. Il primo impatto sembra molto lussuoso come profumo. Molto, molto dolce. È buono, comunque. Appunto è dolce, però dopo spiccano subito gli odori che erano in secondo piano all'inizio o che non si sentivano. Non capisco se qualcosa di legnoso è molto naturale, molto alla natura. Mi porta comunque in un posto caldo, anche se molto naturale. Molto, non so perché mi ricorda i profumi arabi a tratti. Questo lo associo magari alla vita quotidiana durante un viaggio per rimanere perché è anche molto freschezza. A livello parapsicologico, lo associo molto appunto, come detto prima, alla natura, quindi magari con dei lavori molto sciamanici. Perché sembra che racchiuda anche il passato, più o meno, un po' anche con l'ambra, credo che ci sia, non lo so. Qualcosa che ricorda molto anche quello, quindi tutto molto naturale, quindi molto per lo sciamanesimo, secondo me.
apre molto bene i canali grazie all'impatto forte che c'è all'inizio, apre i canali, secondo me, molto forti verso la natura per poi continuare verso quel percorso e quel lavoro molto naturale. Bene, puoi aprire gli occhi. Questo è Tom Ford Ah, Noir. Tom Tom Ford Ford. Noir. È posizionato come lusso, anche se Tom Ford cerca di azzardare, andare verso nicchie, almeno fare una collezione un po' privata, e ci sono dei flaconi molto molto costosi. Questo si può trovare in qualsiasi profumeria, mi piace molto, e infatti è un sicuro unisex, lo avevo preso per me e lo È portavo. molto Tu come hai buono, molto sentito? buono. Anche io l'ho Molto sentito buono. unisex, non l'ho detto, ma è molto unisex. È buonissimo. Vi dico cosa c'è come note. Qui abbiamo, è stato creato nel Non 2012. posso Ah, guardare, sì. stavo tentando di guardare qualche altra parte. È stato rilasciato nel 2012. Note di testa: violetta, peperosa, bergamotto e verbena. Note centrali: iris toscano, rosa bulgara, pepe nero, noce moscato, geranio, salvia. E note di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, cibetina. Cibetina è quella che dà note animalesche. Magari per Ah, questo hai ok. pensato che somiglia molto a qualcosa di sciamanico, perché visto che c'è animale dentro, ci porta ogni tanto lì. Cuoio, infatti, cuoio, animale, e benzoino, vetiver, stirace, tutto questo che hai sentito come verde, come natura, poi c'è un animale, c'è il cuoio, c'è il legno, c'è un po' di tutto. Va bene, anche io penso la stessa cosa. Molto elegante, molto bello questo profumo. Anche le donne potete guardare un po' in questa direzione. Prossimo, chiudi gli occhi. Stavo preparando. Che poi si chiama Tom Ford Noir, ma non ha niente di noir praticamente. Interessante. Vedere. Poi vediamo che cos'è. È talmente strano che non riesco a far altro che continuare ad annusarlo. Ma ti piace o no? Sì. Di che Allora. colore è secondo te? È marrone. Ok. Allora, allora, la prima cosa che mi è venuto è che inizialmente credevo fosse unisex. Il fatto del peperoncino, o quello che pizzica molto, non so se è pepe nero o qualcosa del genere, cioè lo trovi molto nel lusso, secondo me. A livello come lo si porta durante il giorno normale, in quel senso, è più da sera, molto da sera, anche a livello parapsicologico. Lo associo molto alla sera, ai rituali che si fanno la sera. Appunto, è molto maschile, però starebbe benissimo su una strega, su una persona. È presente che si veste molto di nero, che però sai che sa fare i rituali, perché dà quel tocco di mistero, da quel tocco strano, quello che si va a cercare, la stranezza, che si va a cercare la stranezza e a esplorarla. E più ne trovi, più ne vedi, più ne vuoi, più vuoi ancora averne. A livello sensoriale e di capacità, è strano. Ma mi avevi già detto Già, che per sì, rituale, per la rituali, sera. sì, Ok. ma sì. Bene, puoi aprire gli occhi. Questo è del brand Lalique, che si chiama Encre Noir L'Extreme. Encre Noir sono inchiostro nero,
La Lick è un brand che si può trovare in qualsiasi profumeria. Sono bellissimi i flaconcini. Come vedete, questo flacone è come un contenitore per inchiostro le penne di una volta per poter scrivere. Esiste in crayon noir classico, questo hanno fatto extreme, e poi esiste anche in versione sport, piuttosto fatto per gli uomini. Ma anche io lo sento e come vedete lo porto. Ok. Il color nero marrone, come hai detto tu, e anche io sento in questo profumo la magia rituale, questo inchiostro. Poi abbiamo note di testa, cipresso, elemi e bergamotto. Poi note di cuore, vetiver, incenso e radice di iris. Note di base, benzoino, sandalo e patchouli. Di solito dove mettono patchouli? Patchouli che sono abbastanza sotterranei, diciamo, molto di natura. Poi incenso, perciò è molto, non tanto qui spirituale, quanto aggrave la situazione da questo color nero al profumo. E vedete anche quanto Sì, scuro. Anche bello. il liquido molto magico per me, molto esoterico. Lo Sì. sentivo molto esoterico. Bene, chiudi gli occhi. Devi adesso aspettare che devo aprire la scatola, Ok. perché l'ho portato nella scatola e tanto poi taglio questa. Bene, il prossimo. Poi vi dirò che cos'è. Aspetta, un secondo. Scusa. Dopo ho sentito degli odori che ho già sentito. Sicuro? Sì, ci sono degli odori che ho già sentito, ma perché mi ricordano un profumo che sentivo quando ero piccolo, che indossava mio nonno. A livello subito sensitivo, posso dire che è per il channeling. Proprio mi si è subito aperto, proprio diretto. Questo grazie alla leggerezza del tocco che dà questo profumo. È molto, molto leggero, non è invasivo, però è chiaro, è netto, un po' come diciamo i messaggi anche che si danno tramite il channeling, come con spiriti guida e altro. Penso più di nicchia, anche se come il primo, come il Tom Ford, che tu hai messo come lussuoso, mi dava comunque tendenze di nicchia. Cioè, era di nicchia e mi dava tendenze lussuose. La stessa cosa lo fa questo. Mi sembra di nicchia, ma ha tendenze lussuose. È molto curato, è molto preciso. Per questo mi porta anche al channeling come parte sensitiva. Ok, grazie. Non guardare il foglio dove ho scritto le cose. Allora, questo profumo si chiama Ganymede. Ganymede del marchio Marc Anthony Barros. Barois. Magari io vi scriverò, perché è un nome francese, non riesco a pronunciare, tanto troverete tutta la scritta. Allora, vi racconto che cos'è questo profumo. Come vedete, ho soltanto piccolino, perché porca miseria come costa. Io ho preso soltanto 30 millilitri per non prendere né 50 né 100, perché veramente non riuscivo a pagare, ma il nonno non potevo utilizzare questo profumo No, perché è uscito nel 2019, è abbastanza fresco. Anche questo è, come hai detto tu, esattamente lusso con pretesa di nicchia, io come ero Tom lì, Ford. io ah, ok, sì. Come Tom Ford, perché è un alto lusso. Questa casa di Marc Antonio Barois
credo che si chiama così, ha fatto soltanto due profumi. E questo profumo, Ganymede, adesso sta diventando molto famoso. Ha vinto 4 premi come miglior profumo maschile e ha creato un tanto boom su web, su Instagram. È un profumo maschile. Loro producono, questa è una casa di moda, moda maschile, e questa è un'eleganza maschile che ha vinto 4 premi. Infatti, quando ho sentito anch'io, mi sembrava più spirito dentro in questo profumo. Tu hai considerato come channeling, ma maschile, perché il channeling femminile magari può essere un po' diverso, abbiamo energie diverse, perciò channeling di uomo, secondo me, con questa eleganza, con questo taglior, giacca, cravatta, tutto, secondo me è proprio perfetto. Bene, Concordo. sì, è buonissimo questo profumo, 30 ml soltanto, ma lo uso anch'io, magari lo regalo a te, vediamo. Bene, prossimo. Sta chiuso. Vi faccio vedere il prossimo profumo. Mamma mia. Non capisco, sembra incenso, ma proprio solo incenso e basta. Incenso cuoio, che cos'è? Secondo te cosa potrebbe rappresentare? Non lo so, non capisco, non. Ma è un profumo? Sì. Allora, non capisco se è cuoio, se è incenso, cioè tutta roba proprio terra-terra. Anche se c'è l'incenso, è molto terreno. Mi porta a livello sensitivo alla purificazione. Questo ricordo di incenso, l'incenso di solito si usa per purificare l'aria. Come detto prima, l'incenso viene usato tantissimo per la purificazione, quindi penso che anche questo è perfetto per una purificazione, per un'efficacia nella purificazione, nel collegamento, tra virgolette, dell'energia materiale con quella spirituale, però partendo da quella materiale, lavorando su quella materiale, quindi la lavorazione dell'energia terrena, proprio delle case, di purificazioni, sempre. Questo è quanto sembra molto di nicchia. E penso di averlo già sentito, ma non ne sono sicuro. Tipo il Tom Ford, c'era quel Tom Ford che era proprio duro, o c'era quello della vipera, non mi ricordo, il serpente morto, come si chiamava? Morto. C'era un serpente. Questo è quanto, proprio, questo è quello che ho sentito. Ok, allora attenzione, ho dovuto togliere la sicura e montare, che si chiama Full Incense. Ah, ecco. Una volta avevo fatto il video dove ho detto che questo profumo è un esorcismo puro. È un esorcista, però pensando anche della purificazione dell'ambiente ci sta. Ci sta, però per me era proprio un esorcista, è un pieno Sai incenso. cosa mi è venuto in mente come immagine mentre lo annusavo? In chiesa quando passa il prete con il coso per liberare energia, roba del genere, tipo che passa con l'incenso, stesso identica Sì, cosa. uguale, come hanno fatto non lo so. Va bene, ok, chiudi gli occhi. Ancora l'incendio.
Non ti piace? Pizzica. Non l'ho capito. Stavo pensando, mi stava dando una sensazione, è arrivato questo odore che proprio punge, che mi ha proprio fatto scordare tutto, ma. Allora, nicchia, sicuro nicchia perché un profumo così, secondo me è proprio di nicchia, non può essere di lusso, di mass market, proprio mettere cose pungenti è proprio anche di nicchia, secondo me. Inizialmente lo sentivo molto come un profumo per la sensitività. Per il collegamento con altre persone nel leggere le energie sono spaventato No, tantissimo. per farti ricordare il profumo. Riprendi, dai, vuoi sentirlo ancora? Perché cambia, dopo ogni minuto cambia. Allora, rimango molto sulla sensitività, però mi porta subito dopo a quell'ondata dove c'è stato quel pizzichio, mi ha portato come in una trance profonda, quindi c'era proprio un'energia che ti porta nelle energie di rilassamento totale, non controllo del tuo corpo, ma controllo di tutte le energie, dell'energia proprio della meditazione, del lavoro verso se stesse a livello energetico. Rimane sulla sensitività, ma molto profonda. Capisci? È una sensitività Sì, proprio che capisco. vai verso il fondo. Okay, grazie. Bene. Allora, questo Amouage, la nicchia, ovviamente, il profumo da uomo che si chiama Portrayal Men. Bellissimo flaconcino, tutto strano, molto da benzina, sai? Ecco. È anche molto olioso, strano, ma c'è olio dentro, proprio olio, odore di olio. No, vabbè, è stato creato nel 2019, vi dico, le note, e ho capito quello che ti pizzica, perché in ogni profumo che Alex ha detto, mi pizzica, pizzica, c'era Faccione. sia patchouli che vetiver. Cos'è? Vetiver è un'erbaccia, Ah, un'erba ok. con foglie lunghe. Allora, qui abbiamo, però qui patchouli non c'è, vuol dire che pizzica proprio vetiver. Foglie di violetta, come nota di testa, di cuore vetiver e nota di fondo, olio di ginepro. Basta, Basta. tre note. Più semplice, però è quanto complicato e è sempre de subito detto che è nicchia. Che poteva fare un lavoro di questo genere. Tre note. Olio di ginepro, una cosa mai pensavo di annusarlo nella profumeria. Bene, tu riesci a dare, come vedo, il senso extrasensoriale a ogni profumo che ti sto dando. Bene, bello. Era questo il compito, Sì, però se magari ci sono quelle che proprio non senti, no? Se perché può non può essere. darsi. Adesso. Il prossimo, ultimo. Dai, poi facciamo riposare il tuo nasino. C'è un po' di caffè. No, non deve Non. sentire, non deve sentire il caffè, perché è sempre un profumo. Deve E perché lo adorare mettono nel. o no, e non lo so, perché non so, sono ignorante, scusa. O devi sentire l'odore della tua pelle o beve un bicchiere d'acqua, che non ti ho portato Grazie. qui. Aspetta che vi faccio vedere prima voi. Scriverò tutto. Ma hai spruzzato ovunque. No, è così forte. È molto forte. Però. Dolcissimo. Cos'è cioccolato e le ciugne?
sono lì, sei. Ah, li senti questi? Ok. C'è qualcosa di magico qui? O esoterico? Vabbè, mentre ti stai pensando, è mass market, lusso o nicchia? Sono deciso tra mass market addirittura e nicchia, ma vado di nicchia. Lusso non può essere. Sai che però invece può essere un altro stile Tom Ford, quell'altro? Perché usano cose che... dove li trovi? Cioè, nel senso, sento un profumo e dico, ah, se, mi ricorda le ciugne che mangiavo da piccolo, le caramelline. Questo è un nicchia. È un nicchia tendente al lusso. Ho un lusso talmente alto che tende al nicchia. Sicuro. A livello sensoriale, poco, pochissimo. Però rimane molto collegato, stranamente, alla morte. Quindi molto di medianità. Una medianità non... non normale, la classica, ecco, non la classica medianità, ma qualcosa a contatto sempre con i trapassati, dei lavori con i trapassati, ma non una medianità classica. E che cos'è? Medianità spontanea, medianità ritualistica, medianità. Medianità ritualistica, sì. Ma dai. La scrittura automatica tramite trapassati. Scrittura automatica. Però di trapassati, non di entità celesti. Secondo te, che colore ha il flacone? Allora, ho immagini solamente di terra, ma non è marrone. Secondo me è talmente casuale che può essere anche azzurro o verde. Ok, puoi aprire gli occhi. È un flacone nero di Brand Serge Lutens che si chiama Turche Fumier. Questo è di Serge Lutens. Vi dico in italiano come si chiama perché in francese non riesco a pronunciare. È come il fumo turco. Fumare come un turco. Prendi di nuovo il tuo Dovrebbe essere questo. bellissimo. Sì, è quello. Ti dico adesso le note e mi dici se le senti. Ok. Tabacco. Però, sì. Ho Miele, che tu avevi detto all'inizio, miele. detto miele? Sì. Non me ne sono Caramelle, accorto. miele, sì. Pelle scamosciata. Paciuli. Pelle un po' la sento. Non ho mai Ok. adorato un patchouli. Fave tonka, neanche tu hai adorato, però sono molto di vaniglia, mezzo cioccolato. Il cioccolato l'ho detto subito. Ok, poi vaniglia. Camomilla, ok, bacchi di ginepro, rosa turca e ribes rosso. Sento molto tabacco di narghilè, come si chiama? Mi hai detto tu, giusto? E dolce, strano, perciò secondo me è il fumo, fumare come un turco che veramente. Sono riusciti a farlo, secondo me è molto dolce, io non sento qualcosa di medianico per me, no, anche io ho cercato di portarlo, ma poi non sono Anch'io sono dovuto andare a riuscito. scavare di Dolce, è più. troppo di fumo, sembra che veramente sono appena uscita da un negozietto dove ho fumato in compagnia. Vabbè. Bene, per oggi abbiamo finito, Alex, grazie. Grazie Ti sei impegnato a te. Ci ho parecchio. provato. Speriamo che non vi siete annoiati, perché poi vi aspetterà la terza parte dei profumi di test con Alex, perché ho altri profumi da farti provare. Ci stai? Ci sto.
Ok, bene. Allora alla prossima. Ottimo. Ciao. Ciao.